Florence è un gioco che racconta una sorta di storia d'amore. Penso che lo inizierò e lo finirò in questo video, quindi forse sarà un po' lungo, ma se volete rilassarvi, ce lo godiamo insieme. Iniziamo. Capitolo 1, vita d'adulti. Oddio, che ansia. Vai. Florence Yeo, ha 25 anni. Ok. Oh mio Dio. Ovviamente è difficile alzarsi la mattina. Ne sono consapevole. 7:30, ci laviamo i denti. Ok, ok, quindi è interattivo in questa maniera. È importante la pulizia dentale, ragazzi, mi raccomando. Cos'è? Tinder? Like? No, che cos'è? È Tinder? No, forse è Instagram. Questo cos'è? Ah no, questo è retweeta, quindi forse è Twitter? Boh, non ne ho idea. Vabbè, mettiamo like. Oh, cagnolino. Il cagnolino si retweeta, si mette like, tutto. Non lo so. Bene, sono le 9 e stiamo al lavoro. Che devo fare? Ok, è più semplice del previsto. Ho sbagliato. Ok, sorry. Non un lavoro molto entusiasmante. La mamma chiama. Non ti preoccupare per me, va bene. Ok, non ti preoccupare per me. Niente, lavoro e basta. Sono impegnata, mamma. Dai, quanto parli, mamma. Non ti preoccupare per me, c'ha delle risposte preimpostate praticamente. 8:30. Cioè, 8:30 di sera, penso. Sushi, buono. Cioè, buono, io non sono fan del sushi, però, insomma. Meglio di niente. Non ha una vita particolarmente entusiasmante. Devo dire che lavarsi i denti è la parte più interessante della giornata di Florence, al momento. 00:20, si va a dormire, ok. Io non so se ci sono altre cose che posso fare all'interno dei riquadri. Vediamo, vediamo. Capitolo 2, ricordi. Ok. Ah, io posso... Ah, posso fare così. Ok, è diverso ora. Quindi, questo cos'è? Ci stiamo ricordando di quando, non lo so, questo è il suo sgabuzzino. Una scatola dei ricordi. All'interno un foglietto. Ma questa è lei bambina? Ragazzina? Adolescente? Lei bambina. Florence Yeo ha 7 anni. Ok. Io clicco, per capire se posso fare altro oltre che... Boh, andare avanti. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa sto facendo? Cos'è questo? Ah, posso cambiare 5 colori. Adorabile. Va bene. Un cuoricino. Ok, boh. Così tutta gialla, vabbè. La farfallina, vabbè, penso sia più o meno la stessa. Ah, che bello che però così è specchiato, mi piace. Va bene, non ci dedicherei troppo tempo a questo. Vorrei andare un pochino più avanti. Florence che disegna, va bene, 7 anni. Oh, è la mamma? La mamma ci dice, smetti di disegnare, devi studiare, ok. E noi arrabbiate. Mi sto immedesimando in Florence. Oh no! Mi vogliono mettere in difficoltà. 7 più 8 fa 15. Io penso di sì, aspetta. 7 più 18 fa... Aspetta. 11 non ho affatto tagliato perché ci ho messo troppo tempo a pensare. io che sono così con le mani, ok? Questo è il mio problema, va bene? Sì. Sì, mi avete scoperta. Ho un problema. Non ci piace la matematica, guarda, nemmeno a me entusiasmava troppo, posso dire. Ok. Devo andare avanti? Ah, piano piano... Oh, si cresce, 10 anni. Le amiche si separano e verso i 20 anni si rimane soli.
Che triste. Adesso ne abbiamo 25, senza amici. I feel you. Oh, dai. Guarda che carina la farfalla che ho fatto totalmente a caso. Ok, quindi ritrovo i disegni di quando era piccola. Ripensa. Capitolo 3, musica. Like ovviamente al cagnolino, vabbè insomma non ci stiamo interessando molto a quello che ci gira un so intorno. Oh, batteria scarica. C'hai un powerbank? Cos'è? Cosa devo fare? Ah, sentiamo delle note in lontananza. Dove ci portano? Oh. Ok, inaspettato questo viaggio, questo volo. Devo prenderla forse? Non lo so, devo prendere le note. La sto guidando io, vado dove vuole lei. Cioè vado. Oh, tizio col violoncello. Che bello questi contrasti di colori, mi piacciono molto. Posso fare qualcosa? No, devo andare avanti. Oh, si è un po' colorata la sua vita. Ok. Atto. Ok, abbiamo attraversato l'atto 1. Atto 2, scontro. Succede? Devo fare qualcosa? Devo solo andare avanti. Oh. Abbiamo visto il tizio col violoncello? Ah, lo dobbiamo mettere a fuoco. Ok, non stavo capendo. Eccolo lì. Andiamo giù. Anche qui dobbiamo mettere a fuoco. Ok. Oh. Un po' più qua, perfetto. Ah, cadiamo in bicicletta. Ci siamo persi a guardare il ragazzo col violoncello e siamo cadute. Gli gira un po' la testa. Oddio, è difficile qua, aspetta. E si muove troppo. Ok. Ok, ce l'ho fatta. Tutto questo giallo mi fa impazzire, ragazzi, sapete che sono ossessionata dal giallo. Noi siamo cadute. Ovviamente ci viene a soccorrere. Comunque posso dire banale questo incontro, eh? Proprio da film di gente che si innamora. Cioè, cose che nella realtà di solito non accadono. Però il limone, la giacca gialla, carino. Ehi, ma sei caduta? Ma stai bene? Ma tutto bene? Sì, tutto bene. Ti lascio il mio numero. Oh, grazie, Krish. Krish. Ok, è finito. Andiamo. Krish. Primi appuntamenti. Ok, usciamo con Krish. Un caffè ci sta come primo appuntamento. Un caffè. Giusto, giusto. Impariamo a conoscerci. Io parlo in giallo, tu? Io un po' in grigio. Però aspetta. Proverò a parlare un po' con questo colore rosa-arancione che non so ben definire. Devo solo mettere insieme i pezzi per creare un discorso sensato e un minimamente colorato. Oh, dai, carino il tuo colore rosa, simil-arancione. Sì, aspetta che ci penso anche a cos'altro raccontarti, sempre con questa colorazione della mia vita. Ok.
faccio un po' fatica, però mi sta aiutando. Che noia. Cos'è questo? Queen Victoria Market. Sono andati al mercato. Ok, comprano cosine. Ho preso una piadina, tipo un burrito. Ti piace questo burrito? Sì, mi ricorda il colore azzurro. Ah, quindi in pratica lei con questi colori riprende a vivere. Guarda caso la sua maglietta è azzurra. Ti piace il colore azzurro? Guarda, io continuo a parlare giallo perché ci sta un bel colore il giallo. Chissà cosa si stanno dicendo. Parleranno di quanto è buono il burrito? Si va avanti. Adesso è rosso. Ma guardate quanti colori diversi che sta scoprendo Florence. Bello. Un lungo appuntamento. Sono i migliori questi. Ah, adesso è molto più semplice. Mi viene piano piano sempre più semplice fare i puzzle. E chiacchierare con lui, probabilmente, anche questo è il concetto. Si sta sbloccando. E la chiacchiera è semplice. Probabilmente. Addirittura! Devo solo muovere un pezzetto. Che già tutto è perfetto. E si danno il primo bacino con il vento tra i capelli. Wow! Molto romantico. Quando arriva la parte dove tutti sono tristi, perché so già che arriverà. Esistono davvero storie d'amore a lieto fine? Sogni nel cassetto, atto 3, vediamo. Sì, amatevi finché potete, si sa, l'amore è eterno finché dura. Loro chiacchierano, carini, belle scarpe, le vorrei. Stanno insieme. Devo andare sopra? Oh, bello, coloro. Il suo sogno, ovviamente, è potersi esibire davanti in un teatro con molta gente a guardarlo, ci sta. È un musicista, d'altronde. Ma stai attento, i musicisti sono pericolosi, eh? Ok. Continua a dire. Qui quando magari vuole fare un album, diventare un artista di fama mondiale. Guarda quanti sogni che ha lui. E lei? Che sogni ha? Ci pensi un attimo, Florence, a questa cosa? Forse ci pensa, il fatto che magari, a differenza di lui, non ha ambizioni? La sua vita è un po' monotona, d'altronde. Però a lei piaceva disegnare e colorare. Chissà. Ah, eccolo. Ha capito cosa vorrebbe fare. Lei vorrebbe disegnare. Anche lei ha un po' una vena artistica. E stare con lui gliel'ha fatto comprendere. Devo fare altro? No, io clicco ogni tanto per capire, però sembra di no. Fonte di ispirazione. Ok. Vediamo cosa significa. Ma lui è un casino, ma che è? Cosa devo fare? Niente, devo solo andare avanti. Ma veramente queste maniere si mantiene lui? Ma mettiti in ordine sto schifo di stanza. Ok. Ah, probabilmente anche lui, magari conoscendo Florence. Ah, forse sta venendo Florence a casa sua? Vediamo, ho messo tutto in ordine. Ah no, manca qua. Fatto. C'è qualcos'altro che vuoi che ordino? Non credo, mi sembra che sia tutto a posto. Vediamo. Eh sì, infatti, viene Florence a casa sua e dice: mi faccio proprio schifo, non posso presentarmi in questa maniera, giustamente. Ehi, cosa c'è che sotto il letto? Accademia della Musica. Oh. Modulo richiesta studente. Che cos'è questo? Raccontaci un po', Krish. Sembri a disagio. Ah, è lui che vorrebbe farlo, ma non è sicura. E ovviamente lei le dà una spinta. Ah, sì! Proprio figuratamente diamogli questa spinta. Vai a iscriverti all'Accademia della Musica. Florence, intanto, ormai è bella gialla come sfondo. Vuole disegnare e ovviamente la sua ispirazione è Krish, totalmente innamorata. Bello, sei molto brava a disegnare, Florence. Capitolo 8. Esplorazione. Ok. Cosa vogliamo fare?
Ah, la devo fare. Ok. Sono andata a una galleria d'arte. Sono delle Polaroid che devo scuotere per vederla. Sono andati a fare lezioni di skateboard, che carini. Cioè, oddio, penso che lui insegna lei. Mi hanno fatto una camminata nella foresta. Tante cose. Il primo sushi di Krish. Non so se vi è piaciuto. La famiglia di Krish. Gli Emrajani. La sua famiglia? Non conosco Emrajani. Per cosa? Cos'è? Chi sono? Che popolo è? Gli amici musicisti di Krish, ok. In pratica insieme stanno scoprendo cose nuove uno all'altro, insomma, ci sta. Si condividono le cose in una relazione che funziona. Ok, finito l'atto 3. Passiamo all'atto 4, la spesa. La spesa. C'è qualche problema nel fare la spesa? Che succede? E lui ha iniziato a parlare in rosa. Oh, devo muoverli? E lei però gli risponde in azzurro? Non so cosa possa significare questo. Oh. Aspetta, cosa sta succedendo? Stanno litigando? La prima discussione. Guarda il puzzle adesso com'è squadrato. Lui gliele fa da solo. Tocca a me. Aia, aia. Qui è punzecchiante il puzzle. È bello come in modo figurativo, senza parole, vuole comunque farti esprimere un concetto che si capisce. Si capisce benissimo. Qui è una gara a chi parla prima? Oh, bellissimo! No, no. È una gara a chi risponde prima, a chi ha la meglio. Vediamo se riesco ad essere più veloce di lui. In questo caso sì. Vai, è una gara. Qui però non funziona, ragazzi. Il dialogo non è così. Niente. Ci sta, ci sta. Oh, litigare è normale. Bisogna solo saper poi chiarire. Insomma, bisogna parlarne, ragazzi. Cosa. Ah, ecco, devi essere tu capace di venire incontro all'altro. Anche l'altro dovrebbe un attimo venirti incontro. Infatti. Ok. Hanno fatto pace. Dai, non era così debole il loro amore. Sono di nuovo colorati, che carini, che carini. E hanno deciso che cucinano insieme qualcosa, insomma. 6 mesi dopo, ok, una relazione durata 6 mesi e vanno a vivere insieme. Aia, convivenza è tosta, eh? Vediamo. Questa è la roba di Krish, quindi Krish va a vivere da lei. Dobbiamo mettere in ordine le cose. Ok, e non c'è spazio. Questi vanno nel magazzino. E non c'è spazio, quindi ti devi accontentare, giustamente. Tostapane. Vabbè, non serve il tuo tostapane. Vabbè, facciamo così, mettiamo un tostapane colorato. Cos'è questa roba? Ma che roba è questa? Non so cosa siano queste cose. Aiuto. Eh no, ma questi servono. E io come mi decido qui? No, no, no. Devo fare delle scelte, ma non. Io non so se riesco a fare le scelte giuste, però vabbè, farò così. La Nutella, dai, no, non va bene, la Nutella fa male. No, ma questo è brutto. Posso mettere questo qua? No, non posso mettere questo qua. Aiuto! Aspetta, posso. Devo incastrare un attimo le cose. Voglio provare a incastrare le cose, ok? Oh mamma mia, se è difficile.
Ma tutte ste salsine, ma servono davvero? Secondo me la pentola serve davvero. E non so cosa farci stare più. Allora, buttiamo questo e mettiamo questo. Oh, la casa è quella che è. Oddio mio, che è sto casino. Vabbè, lui ha solo... Questo è molto divertente, il fatto che la donna sia piena di robe e l'uomo ha solo uno spazzolino. Vabbè, la roba per la barba potevano mettercela. Ok, il suo skateboard. Oh, mamma mia. Vabbè, togliamo un attimo sti libri. Qualcosa dello spazio a lui dobbiamo dare, no? Sta candela. No, io penso che sia un po' importante questo. Il giradischi. Il giradischi. Togliamo la foto con la mamma? Dai, togliamo la foto con la mamma. Un po' brutto da fare, però dai. Questo però lo mettiamo qui. Qui non c'è spazio per assolutamente... Oh! Vabbè, la foto. Insomma, un po'... Dai, facciamo questo. Così, ok. La foto della famiglia è importante, però. Togliamo il peluche. Togliamo questo, dai. Togliamo questo e mettiamo la foto della famiglia. E lui. No, però. Però, cioè, se no, se ho messo tutto di lui, ho messo. Non va bene. Cioè, c'è qualcosa anche per lei, ci deve stare. Però, dai. Sono. Non penso che litigano perché, insomma, ho dovuto un attimo decidere. Non penso che queste azioni abbiano troppe conseguenze. Oggi audizioni all'Accademia della Musica. Vai, Krish. Ah, che carino, gli ha regalato i colori per dipingere. Adorabile. Felici insieme, per il momento. La sveglia. Svegliatevi. Sveglia, la mattina, ok. Magnatelo, magnatelo. Magnati pure questo. Bevi un po'. Ma è tutto mio? Ma le croste non le mangi? Peccato, eh. Ma che colazione abbondante però che fa rispetto al solito. Ok, mandiamo i messaggini con le emote. Si capiscono loro. Vai, tre cuoricini. Non lo so cosa rispondergli. Boh, si sono capiti loro. Solita roba. Ehi, va com'è produttiva, lo fa da sola, non ho dovuto cliccare niente. Vabbè, ma la tua vita sta andando alla grande, sorella. Cioè, ma beata tu, ma che ti devo dire? Cosa devo fare io? Non lo so. Boh, tanto va da sola, si cucina da solo, sì, vai. Lui suona, lei disegna. Lei disegna lui che suona, essenzialmente. Ecco qua. Andiamo avanti. Dormono insieme, abbracciati, molto super carini. Mamma mia, però c'è... Routine. Ok, cioè... Bello, sono innamorati. Un anno dopo addirittura, un anno dopo, ok, sono innamorati. Tutto, sono molto felici. Hanno smesso di dormire abbracciati perché giustamente magari fa caldo. E tutto è diventato un po' una routine, magari è tutto uguale, tutto sempre la stessa cosa. Lui va all'Accademia della Musica, però non sembra troppo contento, eh. Lei di nuovo si è rotta un po' le balle di sto lavoro. Glielo devo fare io, va bene. Mi sa che lui non sta riuscendo, probabilmente. È insoddisfatto del suo lavoro all'Accademia. La mamma chiama. Sto bene. Non devi trovarmi un fidanzato. Ma scusa, non lo sa? Sì, lo so. Non sa la mamma che siamo fidanzate. Non gliel'ha detto? Krisha, l'accademia non si trova bene. La pizza è sempre la pizza, altro che sushi, se posso dire, cioè. E niente. Insomma. Ecco la crisi. Doveva arrivare la crisi. La crisi doveva arrivare.
Oh no, facciamo passare il tempo. E loro da super innamorati ad affezionati. Insomma, non so, trovano bene. Sì, ok, ma ognuno per fatti suoi. Non si caccano più molto. Può capitare, raga, l'amore finisce d'altronde. Oh no. Brutto questo. Lui era così contento di suonare e adesso sembra proprio in difficoltà. Lei invece i colori gliel'ha regalati, non li ha mai utilizzati. Ricoperta da tutte le altre mille cose che ha da fare, il suo lavoro, e, insomma, glieli ha regalati ma non li ha davvero utilizzati. Hanno litigato, litigio. Non si capiscono, non si comprendono. Ok. Inizia lei a dire qualcosa. Lui risponde così di getto. È il mio turno, perfetto. Lei sembra cercare di provare a parlarci. Però ok, no, si sta alterando anche lei. Eccola qua, che iniziano ad essere tutti squadrati i suoi fumetti. Lui idem, risponde molto velocemente. Un po' di impulso, forse. Anche questo vuole dirci. Ecco qua che iniziano le frecciatine, queste cose tutte appuntite. Mi fa capire questo. Uiuiui. Uiuiui. Bella la musica comunque. Arrabbiatissimi, stanno litigando di brutto. È una lotta chi ha la meglio nelle varie discussioni. Ok, lei è triste e lui è triste, ovviamente. È il Non... Aspetta. Oh no! Lo stavo mettendo nella posizione sbagliata, cavolo. Oh no! What? Oh no, non sono più compatibili. Questa immagine è davvero... Wow, così? Mi ha colpito molto questa. È davvero un ottimo modo di rappresentare una relazione ormai finita. Cavolo, ero abituata che tutti i puzzle combaciassero e adesso per la prima volta un puzzle non combacia. Alla deriva. Caspita. Ok, vediamo un po'. Come. Cerchiamo di. Aspetta, 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 si stanno allontanando. Ok. Sono un attimo. Non è facile, Madonna, si stanno allontanando tutti i pezzi. Aspettate, 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 aspettate. Datemi un attimo. Datemi un attimo. Lui lo metto qua. Questo va qua. Ok, ci sono, ci sono. No, 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 fermo, fermo. Oh santo cielo, mamma mia! Così me l'ha fatto fare. Vabbè, insomma. Però, allora, si sono abbracciati. Ok, credo che. Tipo, hanno deciso di comune accordo di lasciarsi. Non ci sono più colori. Prendiamo le scarpe di lui e le mettiamo via. Forse anche la foto. Basta, no, solo questo. Mo io chi se lo ricorda cos'era suo? Ah, boh. Questo probabilmente. Questo. Anche questo forse. Non mi ricordo. Qui c'è lo skater suo.
La foto con tutta la famiglia, questo anche, questo. Un sacco di cose erano sue, in effetti, forse. Di lei non era rimasto niente, boh, non so. Ok, niente. Come abbiamo aperto la scatola, adesso si chiude. Di nuovo tutto bianco e nero, grigio. Ovviamente è triste, insomma. Non è mai facile. Cavolo, tutta la bacheca? Nel cestino? Mamma mia, brutale. Ok. Atto sesto, frammenti. Si sono definitivamente lasciati. Torneranno insieme? Chissà. Sono curiosa di capire come la concludono, perché dal fondo, cioè, esistono anche relazioni che semplicemente basta, finisce l'amore, finisce tutto, quindi non lo so se tornano insieme. Se vuole essere davvero realistico, secondo me non li fanno tornare insieme. Lei ovviamente gli manca, lui, insomma, si era abituata ad avere sempre qualcuno accanto, a fare qualsiasi cosa. E adesso è di nuovo sola. La mamma chiama. Ah no, lei chiama la mamma questa volta. Cosa si dicono? Forse le racconta tutto? Bisogna essere in grado di lasciare andare. Questo sicuramente. E lei va avanti senza di lui. Che rimane solo un ricordo sbiadito. Comunque importante, dai. E piano piano svanisce. Risveglio. Proviamo a darle una spintarella, Florence. Ehi. Oh, i famosi colori che lui le aveva regalato. Dai. C'è ancora un po' di colore nella tua vita. Prova a dipingere. Smetta a dipingere. Ci dedica un sacco di tempo. Ah, guarda, poi. Ah, la piantina che piano piano cresce. Con l'arte ritrova anche il colore, la voglia di vivere, probabilmente. Un senso. Cucinare con mamma. Secondo premio. Club di disegno. Ah, ha ritrovato la sua passione per il disegno. Un po' grazie anche a Krish, in effetti. Ah, ha preso un gattino. Ah, ha aperto il suo negozio di... Wow, che bello! Vende quadri, opere disegnate da lei. Caspita, il boom ha fatto. Sacco di soldi. Ricca. Guarda lei. Capitolo 20, voltare pagina. Ok, penso che qui abbia lasciato il lavoro. Sì. Bello, anche che ha trovato il rapporto con la mamma, assolutamente. Boh, prendiamo anche questo. Cos'altro devo prendere? La calcolatrice? E ritrovo una foto con Krish. Bella giornata con Krish. Insomma, anche se si sono lasciati, è comunque stata una persona importante che le ha fatto riscoprire un pochino le sue passioni in un periodo piatto della sua vita. Florence e io, foto con la mamma. La mamma è contenta. Ah, addirittura ha aperto una galleria d'arte. Cioè, proprio artista, incredibile lei. Oh? Ah, ok.
sacco di gente. Salve, salutiamo tutti. Grazie per essere qui. Adesso arriverà Krish. Vediamo. No, niente. Sono un nuovo studio, sono a casa. Il gattino. Carino gattino. L'hai tutta sporca di pittura. Molto carino. Molto carino, sì. Ok. Mi dice così? Dai, ma sai che mi aspettavo? Non dico che tornassero insieme, ma almeno un incontro finale. Insomma, comunque lui è stato importante, un incontro finale dove semplicemente, insomma, si congratulava con lei. Invece no. Invece no. Aspetta, posso andare sotto con i titoli di coda? Aspetta che vado. No, no. Grazie per aver giocato. Va bene, va bene. Va bene così, ma ci sta. Posso dire? Ci sta. Sarebbe stato l'incontro, secondo me, me lo aspettavo perché mi dava l'idea di finale, però anche così, cioè, proprio realistico. Proprio preso pari realistico. Boh, mai più sentito, Krish. Ciao, bello! Cos'è la galleria? Ah, ok, posso vedere alcuni disegni, insomma. Quei disegni che... Ah, lo storyboard inizia... Ah, ok, penso sia tutto quanto il progetto, come è nato, eccetera, eccetera. Carinissimo, Florence! Carinissimo, mi è piaciuto davvero tanto, ragazzi. E così, volevo provare a fare un video del genere, avevo visto questo gioco, sapevo che era comunque qualcosa di breve... però mi è piaciuto, carino, semplice, ma ti racconto una storia realistica, importante, che ti dà un bel insegnamento. E niente, io spero che vi sia piaciuto. Vi ricordo come sempre, se volete, di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video, ciao a tutti.